Daniele Maiorino, il 58enne aglianese accusato di aver ucciso lo scorso gennaio il cognato 57enne Alessio Cini davanti alla sua abitazione di Agliana, il prossimo 19 novembre comparirà davanti ai giudici della Corte d'Assisi di Firenze. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia, Patrizia Martucci, ha infatti accolto la richiesta di giudizio immediato presentata dal Pubblico Ministero Leonardo De Gaudio, titolare delle indagini. Per la prima volta dopo esattamente 240 anni, la chiesa di San Jacopo in Castellare a Pistoia ha accolto una messa. A celebrarla è stato il vescovo Fausto Tardelli, nell'ambito dei festeggiamenti per il patrono della città. Edificata probabilmente intorno al X secolo, dopo alcuni interventi di modifica, venne soppressa come chiesa nel 1784 dall'allora vescovo Scipione De Ricci. Oggetto di un importante restauro finanziato da Fondazione Caritas e Comune di Pistoia, l'ex chiesa è tornata accessibile al pubblico dalla scorsa primavera. Prima serata di prova in Piazza del Duomo di Pistoia, in vista della tradizionale Giosta dell'Orso, che come ogni anno si tiene la sera del 25 luglio, giorno in cui si celebra San Jacopo, patrono della città. Tanta gente in piazza a curiosare quali saranno cavalli, cavalieri ed amazzoni di Grifone e Leon d'Oro a scendere sull'anello. La seconda serata vedrà in pista Cervo Bianco e Drago. I personaggi della commedia diventano abitanti del bosco, gli alberi, quinte, la radura, palco, i tronchi, sedute per gli spettatori. Il teatro nel bosco di Castello di Cireglio catapulta in un'altra dimensione. Lasciata alle spalle l'ultima casa del paese, un sentiero porta fino al castagneto, luogo della rappresentazione. Qui il parco letterario Policarpo Petrocchi ha proposto la sua prima produzione teatrale, La Tempesta di William Shakespeare, adattata, diretta ed interpretata da Giovanni Fochi con Melampo Teatro. La Fortezza Santa Barbara di Pistoia ha ospitato i musici di Francesco Guccini, progetto formato dai musicisti storici del maestro modenese. Un viaggio lungo 19 canzoni portate in scena grazie all'amore, alla passione e alla bravura dei musicisti che lo hanno accompagnato attraverso la sua lunga carriera. Una serata da Amarcord per una platea numerosa e appassionata, in un evento che rientra in spazi aperti, la rassegna estiva di Teatri di Pistoia. La Pantera vince per il secondo anno consecutivo il torneo dei Rioni di Quarrata nella disciplina del basket. Con il risultato di 65-55 ha battuto il Rione del Leone, terzo classificato il Drago. Premiato anche il miglior giocatore del torneo, che è risultato Giulio Frati della Pantera.